Salve a tutti amici, in questo video parliamo di come sopravvivere al meglio su Dead Island 2. Quindi questo video è indirizzato principalmente a tutti coloro che hanno da poco iniziato, perché nel tempo, pian piano, queste cose le imparerete. Ovviamente iniziamo scegliendo il personaggio che più si adatta al nostro stile di gioco. Cerchiamo quindi di iniziare con il piede giusto, perché ognuno ha punti di forza e punti di debolezza. Fin da quando troviamo il primo mercante è essenziale cercare di avere sempre quanti più fusibili possibili, e si trovano sì a volte nel mondo di gioco, ma più che altro si acquistano e sono essenziali perché quando trovate scatole senza un fusibile, tra l'altro identificate anche nella minimappa con il simbolo del fusibile, se andate ad inserircelo si sbloccherà una porta piena di tesori utilissimi. Quindi mantenete alto il numero dei fusibili. I medikit sono essenziali per non morire nei momenti cruciali del gioco, cercate di averne sempre il numero massimo, ma non usateli a caso quando magari l'area di gioco è coperta di barrette energetiche e bevande, che possono comunque farvi recuperare l'energia senza sprecare un kit. Soprattutto in momenti in cui ci sono boss e orde è essenziale valutare l'area di gioco per capire quando è il momento di usare un kit e quando invece è possibile correre verso gli oggetti consumabili e usare quelli. I medikit possono essere creati al banco da lavoro, fatelo sempre perché non sapete mai cosa sta per succedere più avanti, tenete sempre al massimo il loro numero. Non proseguite direttamente con le missioni principali ignorando il resto, perché altrimenti vi ritroverete ad un livello troppo basso e farete molta più fatica a proseguire con il gioco, bisogna allenarci per l'appunto. Tra l'altro, il livello degli zombie più alto del vostro è indicato con il colore rosso sul numero, per cui dovreste considerare l'idea di ucciderne un po' in giro prima di andare avanti, magari tornando ad un'altra area di gioco. Sfruttate bene le carte abilità che trovate, sempre rispettando il vostro stile di gioco. È inutile mettere carte che ad esempio sfruttano i calci volanti se poi non li usate mai. Fortunatamente si può sempre cambiare tutto in questa schermata, per cui no problem. Se una porta è bloccata e serve una chiave, prima di cercarla o prima di rinunciare, controllate a fondo l'edificio. Spessissimo è infatti possibile aggirare il blocco rompendo un vetro o cercando un ingresso secondario. Imparate a conoscere i danni elementali e gli oggetti nel mondo. È la chiave per uccidere più facilmente zombie anche potentissimi. Ad esempio, taniche di acqua possono essere sfruttate in combo con l'elettricità, le taniche di benzina con il fuoco, l'acido sul terreno può essere rimosso con l'acqua, che può essere utilizzata sia come tanica, sia lanciando un oggetto contro un idrante lì nei pressi. Se l'idrante è accanto a voi, basta colpirlo. Quando dovete affrontare orde di zombie o nemici particolarmente forti, date sempre un'occhiata all'ambiente. Se vedete dei container di benzina, ad esempio, considerate di farli saltare con i nemici nei pressi. Idem sfruttate i nemici che portano gli esplosivi per usarli come granate viventi, o meglio, non viventi. Imparate a tenervi le armi più potenti e rare, a potenziarle con i banchi da lavoro con danni elementali aggiuntivi e a ripararle. Non fatele rompere, piuttosto cambiate l'arma quando è quasi rotta e aspettate di arrivare ad un banco per rimetterla a nuovo. Ovviamente non far rompere intendo le armi migliori. Armi rare e leggendarie sono estremamente utili per gli zombie più forti, quindi non usate semplicemente a caso armi trovate per strada, selezionate e potenziate. Raccogliendo i progetti riuscirete nel tempo a scegliere sempre più modifiche da poter effettuare. Quando trovate gli armadietti vedrete tutte le armi che avete fatto cadere nel mondo. Se avete spazio prendetele anche solo per rivenderle o per ricavarci materiali. Questo soprattutto quando l'armadietto è accanto ad un mercante. Ricordate che è essenziale avere tanto denaro per tenere sempre al massimo i fusibili e le munizioni per quando troveremo delle armi da fuoco. Non tanto per comprare armi, perché alla fine secondo me conviene più cercarle, anche ottenere dai boss forti. Quindi non andate a comprare troppe armi dai mercanti, per me quello è buttare soldi. Se volete affrontare al meglio ogni singolo zombie, vi consiglio di controllare la zombipedia. Lì ci sono indicate resistenze e debolezze di ogni singolo zombie già affrontato. Imparate a capire cosa è meglio fare in ogni situazione e ricordate che più volte uccidete uno zombie, più informazioni si sbloccheranno in questa enciclopedia. Si sa, gli zombie vanno colpiti alla testa, ma non sempre è la mossa giusta da fare, perlomeno non da subito. Zombie resistenti andranno colpiti molto e nel frattempo loro possono far male. I corridori, ad esempio, andrebbero prima colpiti alle gambe in modo da neutralizzare il loro punto di forza. Se si colpisce alle braccia, invece, gli zombie faranno meno male perché potranno solo mordere. Dipende quindi sempre dalle situazioni.
E questo era tutto. Buon divertimento!